Sequenza 13, stiamo arrivando. Ehi Desmond, credo di aver riparato quel ricordo difettoso. Perché non provi ad aprirlo? Quale? Guardate un po' dove si torna. Guardate un po', guardate un po', guardate un po'. Dopo una vita e mezzo. Fine del gioco. Così, fiasco fiorentino, diretto, così. Minchia, che nebbia che c'è. Fuoco e fiamme a Firenze. Se Piero valesse un decimo di suo padre, avremmo ancora un posto da chiamare casa. Cioè, trovare un metodo alternativo per entrare, ma mi sa che il metodo alternativo non lo trovo. E quindi il metodo alternativo sarà esattamente questo. Tanto sono già famigerato. Ora! Oh Gesù! Grazie per avermi mandato a Firenze con metà vita, eh. Forza. Tenete duro. Ora! Prima o poi si stancherà. Te la sei cercata, zì. Incontra Machiavelli sul ponte a Oltrarno. È vero, perché abbiamo sbloccato, ragazzi, la parte sud di Firenze. È dovuto accogliere. E poi andremo a completare. Guarda come ci ha ridotto. Ora! A te cagare, va. Comunque, adesso vi spiego un attimo come funziona. Anche questa cosa di Savonarola fa parte del DLC. Ciò vale a dire che tutto questo perdere e recuperare la mela era un contenuto aggiuntivo. Perché una volta recuperata la mela a Venezia, in realtà, il gioco ti avrebbe direttamente portato a Roma per la missione finale. Anzi, in realtà prima c'è da passare da Monteriggioni. Questo DLC, diciamo che ti complica un pochino le cose, ma è molto carino in realtà. Solo che ovviamente giocando l'edizione remaster non lo capisci, cioè non lo intendi come DLC. Dovresti essere a conoscenza di questa cosa. Dove credi di andare, fratello? Sono qui con te, fratello. Quanti cazzo sono? Prendetelo! Io fo così e vi vo nel culo. L'altro è morto cadendo in acqua, sei un fenomeno proprio. Ma no! Ezio, proprio se non fai delle cagate non sei contento, eh. Salute, Ezio. Bel momento hai scelto per tornare a casa. Dunque, ironico. Savonarola ha preso il controllo di Firenze. Sì, certamente con l'aiuto di quell'empio malfatto. Dobbiamo darci da fare a ritrovarlo. Può essere più complicato di quanto tu creda. E quando non lo è? Dai, aggiornami sulla situazione. Camillo. Poche settimane fa, ad un tratto... Sono protetto da lui adesso, vero? Col cazzo. Ah beh, ci sono mercenari. La mela. Solo in parte. Non ha affascinato tutta la città, ma solo i cittadini più influenti e facoltosi. E loro si assicurano che la gente comune sia costretta a seguire il suo volere. Il popolo si comporta come se non potesse scegliere. Raro trovare un uomo che si opponga allo status quo. E così tocca a noi aprir loro gli occhi. I corpi portano lo stemma dei Borgia. Beh,
non è male come cosa. Continua a mandare i suoi soldati a Firenze e Firenze continua a mandarli indietro, di solito a pezzi. Quindi anch'egli sa che la mela è qui. Non ci voleva questa complicazione. Dietro di me. Palazzo Pitti, mamma mia. È stato un casino di volte, mostre, cose. Il gruppo che ha il soldato, in realtà è il gruppo che ha il soldato me, è diverso. Non vedo di giocare a Brotherhood dove ci sono le uccisioni a catena e lì ci si diverte un casino. Decidetevi, eh. Ma come ne arrivano altri? Bravo, bravo mercenario. Dai che lo finisco io. Dal dietro. Subito. Con me. Il signor pastore. Devo finire il lavoro, scusate. No, che poi magari capace si ripresenta più avanti e sono cazzi, no? Fatele sentire! Prego, lasciatemi in pace! Lasciatemi in pace! Lasciatemi in pace! Non è come se. Eccolo! Laggiù! Tanto ormai c'era da abbatterli comunque, quindi buona. Puta merda, bastarda! Finirai a rogo! Sia lodato il signore! Che divertimento! Comunque io adesso non so se... Le sto prendendo e basta. Non so se questa parte di mappa, ragazzi, insomma, per dire mappa di parte, fosse disponibile se tu non avessi acquistato il DLC. La parte, la persona più importante è stata uccisa. E anche questa a posto. Uniti. Uniti. Assassin's Creed uniti. Qui. Un assalto diretto sarebbe pericoloso. Vero. Ma quali alternative abbiamo? A parte i capi della città, il resto della gente non è soggiogato, giusto? No. E seguono Savonarola non per scelta, ma per costrizione e paura. Sì. Allora propongo di approfittarne. Se mettiamo a tacere i suoi luogotenenti e fomentiamo il malcontento, egli verrà distratto e io avrò modo di colpire. Astuto. Ne parlo con la Volpe e Paola. Possono organizzare la rivolta man mano che liberi i distretti. Giusto. Allora è deciso. Mi occupo dei suoi aiutanti. Ed adesso bisogna fare tutti i luogotenenti di Savonarola a pezzi. E saranno 4, 6, 8, 9.